C'è il Bisceglie in Serie C con un allenatore che lei ha potuto conoscere a Bari, Nunzio Zavettieri, una squadra che in pratica è quasi tutta nuova in un girone che ha delle compagini di altissima caratura come Lecce, come Catania, come Regina e anche nobili decadute come Catanzaro, come Cosenza. In che girone va a collocarsi il Bisceglie? Ma tutto dipenderà anche qui un po' dagli ultimi movimenti di mercato. Io conosco Canonico, conosco Zavettieri meglio di Canonico perché ci ho lavorato per un anno. Diciamolo, era lui il vero allenatore del Bari, anche lui non aveva il patentino e quindi c'era Alberti che fungeva da allenatore, ma chi organizzava, chi teneva la squadra era Zavettieri. È stato l'ultimo campionato bello disputato dal Bari perché per poco non andavo in Serie A, no? Quindi fu una vera sorpresa. Però c'era un direttore sportivo come Guido Angelozzi che seppe gestire bene una situazione in cui si realizzò un fallimento. Quindi da un fallimento venne fuori quel campionato straordinario. Merito di tutto il gruppo, merito di una città che si schierò quando i risultati ovviamente lo permisero al fianco della squadra, di una dirigenza che seppe capitalizzare tutto l'entusiasmo che si manifestò in quei mesi e merito anche dei calciatori, dell'allenatore, dei tecnici che ce la misero davvero tutte, insomma, per portare. Però di Zavettieri ho un ottimo ricordo anche perché, ripeto, è stato il calcio migliore che abbiamo visto negli ultimi anni a Bari, in cui si esaltavano calciatori che poi abbiamo visto, penso a Joao Silva, giusto per fare un nome, che non è che abbiano avuto un grande futuro, ma che in quel Bari evidentemente riuscivano a trovare la massima espressione e riuscivano ad essere evidentemente impiegati nei ruoli a loro più congeniali. Ci fu l'esplosione di Galano. Galano esplode proprio in quell'anno, segna 14 gol, ma soprattutto si pone all'attenzione perché diventa veramente fondamentale per il Bari e segna dei gol sempre di qualità, come del resto quello che ha segnato, non dico il primo, perché sul primo contro il Parma sinceramente il portiere, insomma, è uscito un po' a farfalla il portiere del Parma, diciamo, ma il secondo è un gran pezzo di bravura, un gol alla Galano. Ecco. A 2 settimane dall'inizio del calcio che conta, qual è l'augurio che Michele Salomone fa ai tifosi sportivi bicegliesi e pugliesi in generale? Ma che magari si riuscisse a portare qualche squadra sempre nelle categorie superiori, penso anche al campionato di Serie D in cui ci sono società con grandi tradizioni che non riescono ancora ad emergere, penso al Taranto per esempio, penso, e quindi io mi auguro che anche un paio di promozioni, magari una dalla B alla A, c'è anche il Foggia, non dimentichiamolo perché il Foggia ha un ottimo allenatore, ha una società molto solida e quindi non mi stupirei se, come è avvenuto per la SPAL, per il Benevento, il Foggia faccia il doppio salto di categoria. Quindi vediamo che cosa succede. L'augurio è che per i tifosi in generale, che non ci siano delle retrocessioni, perché la retrocessione è sempre un fatto, come dire, negativo, insomma, da evitare.